siamo arrivati alle 12:33 e come vi abbiamo detto annunciato poco fa, siamo molto contenti perché Radio Roma è felice di farvi così conoscere i nuovi cantanti. I ragazzi emergenti. Che è giusto che abbiano spazio ai giovani. Se lei vi deve ecco, che lei è vecchio ormai, vecchio, scusi, guardi che io sono molto più giovane di lei. Vabbè, adesso non cominciamo poco, a dire queste cose. Però in realtà abbiamo ospite qui con noi in studio. E guarda il pubblico quanto è carino che fa l'applauso. Da tutto quanto qua lo studio che è tutto in piedi, standing ovation. Gianmarco Gridelli. Ciao Gianmarco. Ciao a tutti. Come stai? Benissimo, grazie mille, è un piacere. Mi fa piacere qui. Vedere i ragazzi giovani così. Posso dire veramente, quanti anni c'hai Gianmarco? Io 17 tra pochi giorni, 18. Che Dio te benedica. A gennaio, inizio gennaio. Adesso, proprio 4 gennaio. Fai i superiori quindi? Sì, sono in quinto. E quinto devi fare gli esami? Sì, sì. Grande, cioè, stai studiando? Sì, sì. E qual è la materia che non sopporti? La matematica. No, matematica è la mia preferita. Italiano. Fisica e chimica non era. Fisica e chimica. Quindi ma che fai lo scientifico? Sì. Come mio figlio. Quindi l'anidride carbonica. Ho due. Perché certo. Vabbè, sono andato, mi ha chiesto quella no, più... ha fatto facile, no, scusami, dobbiamo fare bella figura. Allora, senti Gianmarco, tu fai il cantante da quanto tempo? Beh, io canto da sempre, però ho iniziato a studiare da quando avevo 8 anni. Che bello. Sì, ho iniziato in una scuola che è davvero grande, è vicino a casa mia tra l'altro. Sì, in che zona sei tu? Io sono ai Castelli Romani. Ah, che bello. Rocca di Papa. Come no, bello. Come no? La scuola è lo Studio Sound. Ma tu lo sai, adesso ti dico questa cosa. Studio Sound è famosa. Ti dico questa cosa, a Rocca di Papa verrò ai primi di marzo con uno spettacolo a Teatro Le Fontanacce. Ma che cosa ce ne fotte a noi? Infatti lei non deve dire nulla, io me la vedo con Gianmarco. Ha nominato Rocca di Papa. Ci vengo, devi venire. Ma noi lascia stare Gianmarco, guarda, fidate. C'hai altro da fare, non ti preoccupare. Senti Gianmarco, allora parliamo un attimino di te. Quindi artisticamente hai iniziato a studiare canto perché ti sei subito appassionato al canto. Sì, ho iniziato a studiare il canto con la mia vocal coach iniziale era Roberto Arru di questa scuola. E la salutiamo, cioè lei mi ha trasmesso tutta la passione possibile per il canto. Certo. E stessa la scuola Studio Sound con Leandro Iorio, che è il direttore artistico, mi hanno aiutato in questo percorso. E successivamente ho accompagnato la mia passione per il canto con lo studio della chitarra e il pianoforte. Quindi tu suoni sia chitarra che pianoforte. Ma che bravo! Sì, bravo Gianmarco. Poi ultimamente da circa 3 anni ho iniziato a scrivere delle mie canzoni, che è la cosa che mi piace di più fare. Che genere sei pure fai cantautore? Sì, che genere fai? Io faccio un genere pop melodico, quindi tra l'altro tra poco sentiremo il suo brano 2021. Poi ne parliamo insomma di questo brano. Posso dire una cosa? Che Dio te benedica. Ma perché Dio che te benedica? No, perché oggi tutti sto cazzo di rap c'è tutto. Mamma mia, è veramente gli se fa più. No, non è solo rap, come si chiama quell'altra cosa che non che cosa? Che cosa deve dire? L'altro genere con l'autotune, veramente. Faccio i complimenti pure a tutta la famiglia, a tuo padre. No, però scusa un attimo, qui c'è al di là del vetro c'è una persona che sta credendo in te. Sì, lui è Leandro Iorio, che è il direttore artistico e produttore musicale dello Facciamo Studio Sound. Facciamo un applauso, signor Leandro, eccolo. E mi ha accompagnato fin qui e devo ringraziarlo. Sta lì, grazie, complimenti, perché grazie, è importante, importante anche aiutare delle giovani, no? Poi noi tra l'altro qui a Radio Roma lo abbiamo detto prima, quindi magari ne potrai far parte pure tu se vorrai. Noi abbiamo uno spazio dedicato, che si chiama Disco Volante, che è dedicato proprio ai giovani cantatori, ai giovani interpreti che vogliono far conoscere i propri brani e il proprio mondo. E qui a Radio Roma lo facciamo perché è giusto che i giovani insomma riescano ad avere uno spazio per poter allora facciamo notare, una cosa, no? Con noi c'è Gianmarco Gridelli, adesso io vi faccio ascoltare amici 2021 e poi ne parliamo subito dopo la pubblicità. Benissimo. Intanto ascoltiamolo, vai, eccolo. No. Bravo. Kylie Minogue, can't stop writing songs about you, è proprio quello che fa Gianmarco, che si ferma e scrive. Scrive in continuazione, scrive canzoni, ma attenzione, e scrivono pure i messaggi, ma soprattutto mica ha scritto soltanto lui, qui scrive pure qualcuno di più e lo diciamo importante. Intanto però leggiamo i messaggi che stanno arrivando. Allora Gianmarco, grazie, sei bravissimo. Poi arrivato. È arrivato complimenti un altro complimenti a Gianmarco, è sempre bello ascoltarti. Poi applauso per Gianmarco, questa è mamma però, questa che emozione, bravissima. Come si chiama mamma? Cira. Ciao mamma Cira. Ciao Cira. Poi
ci sto seguendo la diretta su Radio Monza. Un saluto a Gianmarco dalla Puglia. Ma perché lei mi ripete quello che dico io? Mi scusi. Perché, no, perché mi piace, perché voglio fare lei, perché sembrano di più, che capito? Già ne stanno arrivati tanti, poi, che ci leggiamo doppi. Tutti emoticon con ok, applausi, grande Gianmarco, lui è, vabbè, insomma, in foto sembra Joker, però non so, lo conosci? No, non so chi sia. No. Vabbè, dimostra cazzo. Ok, poi andiamo avanti. E poi ce n'è un altro in testa col fiore che ha scritto complimenti Egola e Jess. E secondo me il fiore è qualcosa di importante. No, 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 assolutamente. Sei fidanzato? No. Non sono fidanzato, però. Però me trombo però... tutte. No, benissimo. Ma che no, stai dicendo? No, dicevo, nel senso, era una cosa. Da qualche mese non sono più fidanzato. Ah, da paura, stai da paura. Sto bene. Sto bene. Sto una favola. Senti, no, allora, scusa un attimo. Fuori onda, a parte ti facciamo i complimenti per il brano, perché grazie è veramente mille. Molto bello. Bello. Grazie mille. Sì. Bello davvero. E lo sai poi perché ti faccio i complimenti? A parte lo stile del brano, il modo come canti, che ci è piaciuto, e anche perché hai trattato il tema, che ovviamente è un po' di tutti, quello della pandemia, l'hai trattato però dal punto di vista di chi l'ha vissuto e non del fatto della ripartenza. Assolutamente. Perché un po' il tema comune è stato quello: ripartiamo, rinasciamo, certo, e rivoliamo. È arrivato un altro messaggio: troppo bravo Gianmi, sei un grande. Bene. Grazie mille. Tu stai conoscendo qualcuno? No. Va bene, non ci vedi, giustamente. È una certa allora, età, non ci vedi. Allora, però ci hai raccontato una cosa che ti fa onore, è meravigliosa, però voglio bellissimo. Che ce la racconti tu, perché tu, io dico solo l'incipit, ha interpretato un brano di Lavezzi e Mogol che si intitola Gesù Cristo. Partiamo da Mogol che... No, è qui, aspetta, lui ha interpretato questo brano. E dopo, e lei me va subito a dunque. Ha interpretato questo brano, che è successo? Allora, diciamo, durante questo periodo di lockdown, sì, come ho scritto questa canzone, 2021, sì. E successivamente ho interpretato una canzone che si chiama Gesù Cristo, sì. L'ho pubblicata su Facebook, ho fatto una diretta e dopo una settimana più o meno ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni. Complimenti. Con messaggi dal perché Cile, ci sono state da... condivisioni. Sì, condivisioni. Beh, perché autori Mario Lavezzi e Mogol. Autori di questa canzone erano Mario Lavezzi e Mogol. E che è successo? E... è diventata virale il video e mi è arrivata la chiamata da parte di Mario Lavezzi e Mogol. E come hanno preso il numero? Non lo so, hanno trovato tramite amicizie in comune e cose del genere. Mi è arrivata questa chiamata, inizialmente si sono voluti complimentare. Successivamente invece dopo qualche giorno Mogol mi richiama. Mogol? Il maestro Mogol. Mogol! Mi ha richiamato per... ha detto prendi carta e penna Gianmarco perché ho riscritto... Cioè lui ti ha detto prendi carta e penna? Perché ho riscritto una parte della canzone per te e per questa pandemia. E cioè, quindi Mogol... io ero lì a telefono, lui mi dettava la no, ancora, meraviglioso. Ancora la registrazione della chiamata. E ti credo, cioè che Mogol bello, che spettacolo. Cioè il maestro Mogol che ti chiama, complimenti, ti ha, ragazzi, complimenti. Poi da lì guarda, stai tranquillo, non avrai problemi di SIAE sicuramente. Guarda, stanno continuando arrivando. Gianmi, sei stupendo, sei grande Gianmarco, un abbraccio affettuoso. Michele, Anastasia e Vittoria. Che bello, che bello, bravo Gianmarco. Alla grande, senti, allora, prima di salutarci, progetti futuri, novità, vai. Progetti futuri, sicuramente l'uscita di un nuovo album a breve con tante mie canzoni inedite. Ne vuoi dire qualcuna? Sicuramente ci sarà 2021, sì. Con Low Back, che è una che ho già pubblicato, e This Is Love. In inglese? No, sono in italiano ma con col il titolo in inglese. Bene. Poi ci saranno tante nuove e tra l'altro alcune le ho cantate al concerto di venerdì. Sì, mi hai detto al Teatro Ghione, dove Teatro hai avuto Ghione. Lavezzi che è Mario Lavezzi, Nello Daniele con che il hai quale cantato Napoleon. Ho cantato lui che Napoleon. Cosa ti ha accompagnato? Mi ha accompagnato, no? Alla chitarra, il fratello del grande Pino lui. E diciamolo che su YouTube, se non erro, c'è tutto il tuo concerto, sì, quindi se vogliono andare sul canale YouTube Gianmarco Studio Sound Gridelli, esce il concerto che ho fatto al Teatro Ghione. Complimenti. Ci sono tutti questi. Bravo, adesso invece cose sul Natale, natalizie. Natalizie, no, essere... no, mi riposo un po' e... Famiglia, sì, va bene, sì. Vabbè. Senti, leggiamo gli ultimi, Gianmi, dai così, da Daniela, Noemia e Alessandro da Rocca di Papa. Vai sempre alla grande. Saluti da Claudia, la cugina di Gianmi, che nonostante è al lavoro non si poteva perdere la puntata. Grande Paciul, ma grande. bello ci fa no, piacere. Oh, grazie allora per questo, facciamo grande una cosa. Ti strappiamo una promessa, ci rivieni a trovare. Ma che la strappi? Perché devi strappare la promessa? Portiamo alta la promessa. No, nel senso strappiare. Cioè, te la tiro la promessa che ci ritorni a trovare con certo un altro brano. Come no, grazie mille, è un piacere. Davvero, grazie. Salutiamo
Gianmarco e tutto il tuo gruppo. Grazie. Va bene? E anche Leandro, grazie per averlo, grazie per averlo portato qui a Radio Roma. Sono rimasti pochi minuti. Oggi, dai, ciao Gianmarco, in bocca al lupo per tutto. Buon Natale. Non te ne andare, rimani qua. Facciamoci una chiacchierata. Ah, vogliamo dire tre parole? Vai, quali sono le tre parole? Uno, due, tre. No, 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 io direi pure 2-0. E 2-1. Cuore amore, dai.